Nel pomeriggio di venerdì scorso stavo circolando tra le vie del centro cittadino ad Ivrea a bordo di uno scooter privo di targa. Il giovane, un 18enne italiano, quando ha notato la pattuglia di polizia, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga a folle velocità. Gli agenti del commissariato di Ivrea lo hanno immediatamente inseguito, ma quando il giovane ha imboccato via Arvaschetto, ovvero una strada pedonale con la presenza di dissuasori all'ingresso, i poliziotti sono stati costretti a svoltare e a prendere una strada alternativa per procedere a rintracciare l'uomo. Il giovane aveva abbandonato il motorino a ciliostrada e si era liberato del casco del giubbotto tipo bomber durante la fuga. Ciononostante i poliziotti lo hanno riconosciuto dai suoi pantaloni mimetici. Il ragazzo si stava dirigendo a piedi in direzione del Movicentro ed è stato fermato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti effettuati, emerso che lo scooter su quale viaggiava era risultato provento di furto e per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Inoltre, all'interno del suo marsupio, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente e per questo motivo è stato sanzionato. A suo carico sono emersi diversi precedenti di polizia.